Facciamo andare, faccio prestissimo. Vada. Vado. Sento dal mio partner. Allora. Quando vuoi. Allora, la prima è sempre domanda d'obbligo, ma insomma Reggio ormai la conoscete, perché siete già venuti. Se queste storie sono sempre tese. Ma guarda, Reggio è una cittadina ridente, oggi c'è il sole, traffico normale, polveri sottili sotto la media, semafori che funzionano, diciamo, nella norma. Bene, perfetto. Nei teatri voi autonomamente suonate spesso, però Insieme è il secondo tour, se non sbaglio. Come suonare nei teatri? Suonare nei teatri è un'esperienza bellissima, anche perché consente di vedere quasi in faccia tutti gli spettatori. A noi piace molto avere uno scambio occhio-occhio con gli spettatori, perché da lì capiamo il livello di amore della giovane donna, per esempio, nei nostri confronti, che è sempre elevatissimo, anche perché i nostri corpi, come tutti potete vedere, sono bellissimi, quindi vabbè, è anche una novità quella che ho detto. La cosa sorprendente è che adesso c'è uno scambio d'amore anche con gli uomini, cioè, quindi abbiamo capito che piacciamo a tutti indistintamente, forse perché ormai è raggiunta una certa età, siamo diventati degli oggetti erotici, però che sublimano la loro, diciamo così, la loro naturale postura, no, voglio dire, attitudine, grazie, non la parola postura, attitudine sessuale. Posturale. Ecco, la prossima domanda è perché per me voi sì, non si riesce mai a dire qualcosa di serio. Come, scusa. Ma noi siamo sempre tra il serio e il faceto. E tu ci trovi sempre a metà di questa strada. In realtà sta a te coglierci nell'attimo ideale, nell'attimo fuggente. Non puoi incolpare noi di fare gli spiritosoni, quando invece magari sei tu dentro di te che vuoi essere spiritosa, ridere tantissimo fin quando fa male, fin quando ce n'è. Quindi qual è la morale di questa vicenda? Ognuno si assuma le proprie responsabilità umoristiche senza scaricare sempre sugli incolpevoli e delle storie tese il peso di questa eredità culturale che è figlia di una cultura del sospetto che specialmente in questa fase che stiamo vivendo non fa bene a nessuno. Scusa, posso fare un'osservazione? Tu hai detto una cosa che mi ha fatto capire delle cose. Pensa quanto... Anche a me. Sì, che è un'occasione, stare insieme agli Elio e le storie tese è un'occasione per imparare anche per i membri degli Elio e le storie tese stessi. Se tu ad esempio ha parlato di serio e faceto, cioè, quando uno dice delle cose molto volgari, solitamente automaticamente lo si colloca nel livello basso culturale, quindi in un ceto inferiore. Quindi quando uno invece dice delle cose di un certo livello viene collocato in un ceto superiore, quindi il serio faceto. Pensa che, capite? Pensa, cioè, che io faceto lo usavo come verbo, tipo facete, voi facete. Faceto? Ho cannato? È il participio passato di facile. Vabbè, togliamoci da questo ingorgo, mi sposto anch'io. Va, scusa. Invece pensa che io lo uso per condire l'insalata. Faceto. Però insomma io ho capito che il male sta negli occhi di chi guarda, in pratica, di chi vi vuol vedere così. Esatto, il peccato sta negli occhi, diciamo, del peccatore, che in questo caso è il pubblico, perché in realtà noi arriviamo sul palco pieni di buone intenzioni, nel senso che vogliamo cantare bene, trattare dei temi molto importanti e in un modo, voglio dire, anche esauriente. No, basta la faccia. Basta la faccia. Eppure a qualunque frase, qualunque canzone, eccetera, si sente sempre ridere. E ridete, cosa ci dobbiamo fare? Ridete. Io però vi chiedo un'opinione, visto che Sanremo è appena finito, voi ci siete anche stati, tra l'altro in tempi non sospetti cantavate La Terra dei Cacchi, adesso sarebbe molto d'attualità questa canzone. E sul palco dell'Ariston in molti hanno cantato della crisi, del paese. Sì. Voi, a voi non vi è voglia di cantarla questa crisi? Ma pensa che noi cantiamo della crisi da 30 anni e non ci ascolta nessuno, perché? Perché il nostro grandissimo limite è quello di arrivare sempre troppo in anticipo. Noi eravamo arrivati già in anticipo sulla crisi, e ripeto, ai primi anni 80, perché in un pezzo, poi adesso ne cito uno, in abecedario parlavamo dei venditori che soffrono quando, perché vendono sempre meno, no? E oggi si parla di queste classi di lavoratori che sono in crisi, che non trovano il posto, eccetera, e nessuno che parli dei venditori, e noi ne parlavamo già 30 anni fa. E se la crisi c'è, la crisi colpisce per primi i venditori, perché tutti parlano dei compratori, ma se c'è un compratore c'è un venditore. Bravo. O no?
No, e allora vogliamo ridere? Vogliamo ridere? Ah, e ridiamo! Per darti un'idea di quanto siamo in anticipo sui tempi, noi abbiamo composto una canzone che si chiama Boom Economico. Cominciamo per il prossimo boom? No, nel 1949, quando poi il boom economico non sarebbe arrivato che nei primi anni 60. Questo ti dà l'idea di... Dunque, l'ultima domanda, poi prometto che vi lascio in pace. Il prossimo lavoro uscirà, esce, quando? Cioè? Intendi dire... Cosa intendiamo per il prossimo lavoro? Sì, scusate. Cosa intendiamo per il prossimo lavoro? Discografico? Disco? Prossimo disco sì, uscirà, senz'altro. Non posso dire né quando né dove, però uscirà. Se lo faremo. Se lo faremo, uscirà. Saranno dei compratori e dei venditori? No, ma noi siamo sopra a queste categorie, ecco, diciamo, di venditori, compratori. Noi facciamo dischi. Poi se li comprano bene, se li vendono bene, meglio ancora. Però intanto il disco c'è. Grazie mille. Grazie a voi. Prego.